modello di crescita tipo organico, quindi che non è vincolato a una strada unica, a un percorso come se fosse un tunnel, ma che si lascia aperte le possibilità di cambiare il corso dell'azienda, e necessariamente richiede che all'interno dell'azienda ci sia non solo la visione, ma la cultura del sistema. Perché tutti quanti devono sapere che l'azienda può cambiare, può modificarsi, e quando questa cosa succede deve essere considerata una normale, condizione operativa. Non un cambio di rotta, un cambio di strategia. No, semplicemente che l'azienda, proprio per la sua definizione strategica, può ogni tanto cambiare. Allora, se nell'azienda non c'è una visione sistemica, se chi è in azienda non ha introiettato, non ha imparato, non ha profondamente compreso come si leggono i sistemi, come si interagisce all'interno del sistema, come si modificano i sistemi, quindi se non ha un approccio sistemico al lavoro e se non ha una visione sistemica, non potrà di certo mai essere efficace ed efficiente nell'affrontare i cambiamenti, a volte repentini, del mondo che sta fuori. Perché sarà soltanto un adattamento a qualcosa che arriva contro un monolito. No, l'azienda non deve essere monolitica, deve essere flessibile. Per essere flessibile, devo avere la capacità all'interno dell'azienda di sapere come ristrutturare il sistema. E se non ho una visione sistemica dell'azienda, questa cosa non riesco a farla. Ecco quindi che l'approccio sistemico è la base, è il presupposto per poter essere flessibili in caso di necessità.